Salve a tutti, l'oggetto del video di oggi è quello che ho appena fatto, poi vedrete poi dopo, ovviamente. Il recupero di questo è un aspirapolvere a batteria. Le batterie sono morte perché dopo un po' di tempo le batterie purtroppo vanno cambiate, ma spesso le batterie, come abbiamo più volte visto con gli avvitatori, con tutto ciò che ha batteria, anche il mio decespugliatore che a breve dovrò modificare, a breve dovrò passare al recupero di questa batteria, che di punto in bianco, dopo tutte le modifiche che ho fatto a quel decespugliatore, è morta la batteria. Quindi, siccome non ho voglia di comprare anche in questo caso la batteria, che costa più del decespugliatore, stessa cosa, costa più la batteria, che poi non è facilissima da cambiare dentro di tutto l'aspirapolvere, allora non rimane che modificarlo, togliere la batteria al controller, attaccarlo all'alimentatore e lo usiamo così. Vediamo un po' quello che ho fatto. Questo è il recupero in realtà di una cosa che avevo fatto già a suo tempo, poi non funzionava bene, adesso ne ho approfittato, anzi, perché già l'ho fatto e lo rimetto a posto, via. E così andiamo avanti. Straight doing it. What up, Don? Oh, e scrive da carattere, e no. Da di tutto. Straight doing it. What up, Don?
volevo sostituirlo, l'ho aperto perché tanto pensavo di doverlo buttare giusto per vedere qual era il danno interno, e aprendolo mi sono accorto che dentro non c'era un danno e non ho fatto nemmeno le riprese nel frattempo, e alla fine ho inserito un po' di lubrificante qui e qui e niente, praticamente praticamente funziona. Quindi adesso con poco, diciamo, è stato, come sentite, va. Quindi adesso prendo e rimonto il tutto. Quindi fase intermedia di collaudo. Ok. Allora. Qualcosa non va. Riproviamo di nuovo. Ecco qua, questo avanzo di secchione, questo avanzo da secchione bene o male può ancora lavorare, certo non con le gioie di un tempo, ma comunque sia per pulire il bancone bene o male può far comodo. Un alimentatore da 12 volts, così
che non è questione di voltaggio, è questione di amperaggio, perché in questo caso, nel senso, lui va a 6 volte in teoria, però le batterie che c'erano dentro sicuramente erogavano un amperaggio sostanzioso, di cui non conosco le misure, e per arrivare a raggiungere gli stessi obiettivi un alimentatore da 12 volt, altri non ne ho, dovrei trovare uno da 6 volt tosto, magari anche quelli dei PC potrebbero andare bene, sicuramente a quel punto funzionerebbe molto bene, ma comunque così funziona, non sembra che vada fuori giri più di tanto, la pulizia del bancone la fa, siamo a posto così, arrivederci alla prossima.